inedito tandem d'attacco e la sorpresa di questo Milan schierato da Ancelotti con Fantasia da Cume. Senza Rivaldo, all'ultimo momento anche Thomason infortunati, il tecnico rossonero ha avanzato il brasiliano, autore al 41esimo del primo tempo di un numero davvero attaccante. Il Milan ha già fiaccato a quel punto la resistenza del Torino, conduce 2-0, ma Serginho resiste a Galante e sigla il 3-0 per i padroni di casa. E la rete che chiude in pratica la partita con 45 minuti d'anticipo, ci aveva messo poco più di 20 minuti il Milan per piegare la resistenza di un Torino che è apparso rassegnato sin dall'avvio. Il primo tiro dei padroni di casa con Rui Costa al quarto d'ora. Torino rimaneggiato senza Ferrante, con Lucarelli in coppia con Magallanes, centrocampo senza idee e dinamismo sulle fasce. Il primo vero affondo milanista, sono guai per i piemontesi. Comotto accompagna terra Inzaghi, rigore per il signor Trefoloni di Siena e dal dischetto va Pirlo che spiazza Bucci. Milan in vantaggio al 21esimo e prima rete stagionale per l'ex interista. Timida, molto timida la reazione del Torino. Balzaretti per Frezza, il destro senza problemi Dida. Risponde il Milan con una bella combinazione. Rui Costa, Inzaghi sulla destra va via, sulla fascia in mezzo c'è Serginho che sciupa un'occasione d'oro, certo devastante quando deve lanciarsi negli spazi. Il brasiliano è sembrato meno a suo agio in area di rigore. Seedorf, un'altra buona prova la sua, innesca Serginho al 31esimo, questa volta il piede del sudamericano alla misura giusta, l'assist per Inzaghi e un invito a nozze per il cannoniere rossonero che brucia l'incerta difesa del Torino, raddoppio milanista. Abbiamo già visto in apertura il terzo gol del Milan di Serginho. Torino già segnato alla fine del primo tempo, sempre nel montaggio di Mauro Giovagnoli, tifoseria granata desolata, abbandona il Meazza all'avvio di ripresa del Torino. De Ascenti sa Lucarelli, buon controllo ma il tiro è alto. Al nono Serginho esce tra gli applausi del Meazza, entra il giovane Boriello, doppio cambio tra gli ospiti Scarchilli e Castellini per Frezza e Balzaretti, ma il tema non cambia, sempre Milan all'attacco, avversari inconsistenti. Seedorf affonda nel burro del Torino di oggi, ci mette una pezza Bucci. Si ripete ancora il portiere granata poco dopo, uscendo in due tempi su Pippo Inzaghi. L'uscita di Bucci nel quarto d'ora finale, Milan ancora devastante, il corner di Rui Costa, la palla a Seedorf in mezzo dove il condor Inzaghi anticipa la difesa del Torino. Doppietta per Inzaghi ma non è finita, al 34esimo Milan 4 Torino 0, Bucci se la prende, lo vedremo con i compagni della difesa, è arrabbiatissimo. Non si ferma la corazzata di Ancelotti, Seedorf innesca Rui Costa, innocuo passaggio del portoghese in area ma c'è la deviazione determinante di Fattori. Torino anche sfortunato, 5-0 per il Milan al 39esimo, disfatta granata a San Siro, ma le responsabilità vanno divise tra società, tecnico e squadra. Ancora Milan senza pietà più tardi, qui rivediamo ancora l'autorete di Fattori. Al 42esimo il cross di Calazze, lo stacco prepotente di Inzaghi, 6-0, tripletta per Super Pippo che sale a quota 6 nella classifica dei cannonieri. Protestano i torinisti per un presunto fuorigioco dello stesso Inzaghi, ma Trefoloni convalida. Il più arrabbiato di tutti è Lucarelli, lo vedremo tra poco, con un labiale inequivocabile si rivolge all'arbitro che estrae il cartellino rosso. Giornata da dimenticare per il Torino, il Milan invece in piena salute. Ricordiamo il punteggio, Milan batte Torino 6-0, la linea Fabrizio Maffei.